Lunedì 1 maggio 2023, buona giornata da Davide Di Amicis, ben ritrovati a Radio Giornale di Radio Speranza in blu. Sabato mattina il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, alla presenza dell'onorevole Guerino Testa, del consigliere regionale Leonardo D'Addazio, dei consiglieri provinciali Davide Berardinucci e Gabriele Colasante e di Don Luca Di Domizio, responsabile del settore turismo della diocesi di Pescara Penne, ha presentato nella sala figlia di Iorio il cammino turistico Passeggiando nel Pescarese. Per la valorizzazione degli edifici clericali in due distinti percorsi situati nell'area Vestina e nella Val Pescara, che comprendono le città di Montesilvano, Spoltore, Pianella, Città Sant'Angelo, Cepagatti, Civitacuana, Catignano, Loreto Prutino, Montebello di Bertona, Penne, Villa Celiera, Civitella Casanova, Colle Corvino, Farindola, Moscufo, Pescara, Alanno, Cugnoli, Castiglione a Casauria, Pesco Sanzonesco, Torre dei Passeri e Vicoli. E a breve si aggiungeranno anche Manopello e Rosciano. La provincia racchiude chiese e palazzi di grande valore storico-artitico storico architettonico e partendo da un'idea del consigliere provinciale Davide Berardinucci sta lavorando da due anni con Don Luca di Nomizio per organizzare due itinerari al fine di mostrare le bellezze del territorio. Il turista avrà così la possibilità di percorrere le due aree ricche di monumenti ecclesiastici e di palazzi civili e attraverso un QR code potrà scoprire tutte le notizie storiche e artistiche sugli edifici, un modo per promuovere i luoghi più importanti della provincia e per compiere un'efficace azione di marketing. E territoriale. Ascoltiamo le parole di Don Luca e di Domizio. Ci sono edifici di particolare rilievo nella nostra edifici di culto, luoghi di culto di particolare rilievo nella nostra diocesi. Beh, sicuramente, sicuramente abbiamo uh, uh, pezzi e strutture come Santa Maria in Piano, uh, Monumento Nazionale, abbiamo tante altre uh, piccole chiese che, oltre ad avere una valenza storica, hanno pure una valenza uh, culturale legata alla fede. Ma la cosa bella del progetto che, insieme al signor Berardinucci, uh, abbiamo, abbiamo pensato è che la, la struttura della, de, di come sviluppare questo tipo di turismo abbraccerà non solo anche quello che di fede che si ha le varie strutture delle chiese ma potrà essere utilizzata la stessa procedura per qualsiasi struttura, qualsiasi monumento, qualsiasi realtà all'interno della provincia di Pescara per appunto dare una possibilità al turista di conoscere non solo e guardare ma anche conoscere cosa c'è dietro una struttura, cosa c'è dietro un, un monumento, cosa c'è dietro una piazza e tutto il resto. E CGL e Cisle Will celebreranno oggi la festa del lavoro a Potenza, scelta quale città simbolo per rendere omaggio alla nostra carta costituzionale, un luogo simbolo delle difficoltà del nostro meridione dal quale ripartire con una nuova stagione di rilancio e crescita del sud, dell'Abruzzo, del Molise e dell'intero paese. Una nutrita delegazione guidata dal segretario. Generale Giovanni Notaro, composta da dirigenti delegati, lavoratori pensionati delle federazioni e delle strutture territoriali della CISL Abruzzo Molise, sarà a Potenza per partecipare alla festa dei lavoratori. L'evento si svolgerà in piazza Mario Pagano, dove si alterneranno ai vari interventi tra lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionati, i comizi dei tre segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Paolo Bombardieri. L'edizione del primo maggio di quest'anno è dedicata ai 75 anni della Costituzione, dove il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana. Un diritto personale, un dovere sociale che deve essere garantito e valorizzato, dichiara Giovanni Notaro, segretario della Cisela Abruzzo-Morise anche la Cisla Abruzzo Molise sarà nella città di Potenza perché dobbiamo ripartire dai nostri valori per consegnare ai nostri giovani un Abruzzo e un Molise competitivi, ma soprattutto una crescita solida e duratura dei nostri territori. Vogliamo che vengano adottate le riforme e misure capaci di attuare i valori e i principi della carta a partire dalla centralità del lavoro, della giustizia sociale, continua Notaro. Abbiamo come sindacato il dovere di dare risposte alle lavoratrici, ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani e alle famiglie abruzzesi e molisane. Le preoccupazioni sono tante, ma la sfida più importante è quella dello sviluppo dei nostri territori, che lega il PNRR ai fondi di programmazione europea. Nella piazza di Potenza porteremo le nostre proposte nei confronti del governo nazionale e quelle presentate ai governi regionali di Abruzzo-Molise per ridare slancio alla crescita economica ed occupazionale dei nostri territori. A Roma, come ogni anno, è stato organizzato lo storico concertone del 1 maggio. L'evento, che attira tantissimi giovani in piazza San Giovanni, vedrà la partecipazione di numerosi artisti e cantanti famosi. Anche in Abruzzo e in Molise si svolgeranno manifestazioni e iniziative sindacali, culturali e musicali. A Pescara verrà riproposta l'iniziativa Il Lavoratore Ideale, curata da CGL Cisle Will e UGL, insieme con l'assessorato provinciale al lavoro. Saranno consegnati nella sala dei marmi della provincia di Pescara riconoscimenti ai lavoratori che si sono distinti per capacità ed impegno sul lavoro e per la sensibilità e l'attenzione dimostrata verso i problemi sociali. Nella città di Teramo il 30 aprile è stata organizzata una manifestazione musicale dal titolo Aspettando il primo maggio, invece sempre nella provincia. Provincia di Teramo a Giulianova è prevista un'iniziativa unitaria per festeggiare il primo maggio dove è previsto un corteo di cittadini e lavoratori e in Piazza della Libertà ci saranno le testimonianze del mondo del lavoro di delegati, disoccupati, studenti e pensionati. E sabato mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato per l'undicesima volta in Abruzzo all'Aquila in occasione del giuramento degli allievi marescialli della Guardia di Finanza presso la scuola sottufficiale di Coppito. A tal proposito ascoltiamo una dichiarazione del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Una presenza fondamentale pensare che qualche decennio fa quando veniva costruita c'era pure chi aveva il coraggio di fare polemiche contro questo insediamento che si è rivelato poi addirittura fondamentale durante il sisma e la gratitudine e i sentimenti della città dell'Aquila e di tutto l'Abruzzo verso la scuola sottufficiali esso intendenti della Guardia di Finanza è davvero profondissimo e c'è un legame che oggi è stato simboleggiato anche dalla consegna da parte del sindaco dell'Aquila della bandiera al comandante della scuola. Sentire urlare all'unisono migliaia di giovani di allievi e di allieve eh, giurare fedeltà alla Repubblica e alle istituzioni è sempre un'emozione molto intensa e molto particolare. E credo che l'orgoglio che manifestano anche i genitori che hanno assistito a questa cerimonia sia assolutamente giustificato a questi ragazzi e ragazze che sono entrati come ragazzi e ragazze e questa scuola consegna come uomini e donne eh, con i gradi sulla divisa per eh, difendere la legalità, le istituzioni, la convivenza civile per la sicurezza dello Stato e dei cittadini. E insomma è stato, è un... Passaggio molto importante che la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ulteriormente impreziosito e onorato. E a Pescara cresce la febbre per l'arrivo dell'edizione numero 106 del Giro d'Italia e la città si fa bella a cominciare dall'illuminazione di sette luoghi identitari e rappresentativi che dallo scorso 26 aprile presentano un'immagine rosa suggestiva. La Torre Civica, il Ponte Flaiano, il Ponte del Mare, il monumento di Piazza Martiri Giuliano Dalmati, l'Aurum De Big Piano. La fontana all'ingresso nord a Pescara, ma il capoluogo adriatico, a distanza di 22 anni, quest'anno accoglie la passerella più importante, ovvero la presentazione nazionale ufficiale dei team della corsa a tappe organizzata da RCS, che si terrà il 4 maggio in Piazza della Rinascita a partire dalle ore 20. Il team presentation prevede che le 22 squadre partecipanti alla gara ciclistica sfilino davanti al pubblico in uno show che vedrà protagonisti 176 campioni di tutte le nazionalità. In quella serata le 22 squadre iscritte alla competizione, dopo la registrazione presso i locali della Fondazione Pescara Abruzzo, sfileranno sul palco appositamente allestito per accogliere i protagonisti di un evento che promette uno straordinario ritorno d'immagine per il capoluogo e per l'intero Abruzzo e media nazionali e internazionali, oltre alle autorità, due saranno le aree cittadine coinvolte dall'arrivo del Giro d'Italia e che in questi giorni saranno regolamentate sulla base di altrettante ordinanze riguardanti sia la sosta che la viabilità. Nel distretto dell'Aurum, che dal 1 al 5 maggio sarà sede operativa e quartiere generale di tappa per RCS, sarà interdetta la sosta in via Luisa d'Annunzio, via Palizzi e in parte di via Davalos, oltre che, ma in questo caso solo per le giornate del 4 e 5 maggio, nelle aree contigue e retrostanti, la curva della tribuna Maiella dello stadio Adriatico che accoglieranno i mezzi al seguito del Circo Rosa L'area di piazza primo maggio, lato sud, che dal 1 al 5 maggio sarà riservata ai mezzi mobili della RAI e alle unità di servizio al seguito della corsa, dove è stata, dove è stata determinata l'interdizione alla sosta di via Gramsci. Per la sola serata del 4 maggio, e quindi per la sola carmessa ufficiale nazionale di Piazza della Rinascita, saranno interessate anche via Le Regina Margherita, il primo tratto di via Nicola Fabrizi, via Parini, via Carducci, via Regina Elena. Per gli addetti ai lavori, circa 2000 persone seguono il giro, saranno riservati circa 300 posti di sosta sulle aree di risulta. A Pescara sono attese 70 televisioni da tutto il mondo, fotografi e giornalisti di numerose testate nazionali e internazionali. E a Montesilvano ripartono i lavori di manutenzione del verde pubblico, partendo dal lungomare, grandi alberghi e nazionale. Ripartono i lavori di manutenzione del verde in tutta la città, coadiuvati dall'Ufficio Comunale per il Verde, con la supervisione del RUP, responsabile unico del progetto. Giuseppe Maggiore, scaduti i termini e aperte le buste della gara d'appalto, indetta dall'amministrazione comunale per l'affidamento dei lavori alle imprese di manutenzione del verde a partire dalla prossima settimana, prenderà il via in maniera puntuale e decisa il servizio di sfalcio dell'erba su tutto il territorio di Montesilvano per garantire un lavoro più rapido ed efficiente. La città sarà suddivisa in tre zone, lungomare, via Vestina e Collinare, ad ognuna delle quali sarà attribuita una specifica impresa di manutenzione, ciascuna composta da 15 o Conclusosi il necessario iter burocratico per l'affidamento dei lavori di manutenzione del verde, afferma il sindaco Ottavio De Martinis. Siamo consapevoli della situazione che vige in città, tanto che squadre di operai sono già all'opera. Solo per questioni logistiche di priorità abbiamo dato precedenza al tratto del Lungomare e alla zona Grandi Alberghi, but nei prossimi giorni le imprese lavoreranno a tappeto su tutto il territorio. Con l'arrivo della Bella Stagione, in occasione del passaggio del Giro d'Italia, che transiterà per le nostre strade il prossimo settimane. A maggio, ha affermato l'assessore al verde Alessandro Pompei, abbiamo ritenuto opportuno anticipare di qualche giorno l'opera di sfalcio del verde nella zona 1 della città, quella che interessa il lungomare, la nazionale e i grandi alberghi, anche se la nostra città è curata e attenta al verde naturalmente in ogni stagione tutto il resto del territorio non sarà lasciato indietro, ma come già ribadito dal sindaco De Martinis, aggiunge Pompei, dalla prossima settimana la manutenzione del verde sarà estesa a tutto il territorio, nessuno escluso. Si richiede inoltre da parte dei cittadini un minimo di comprensione e pazienza per dare modo alle ditte operatrici di ottemperare tutto il servizio relativo alla sfalciatura e alla pulizia, precisando che le stesse effettueranno un servizio di raccolta dei residui a conclusione di un giro completo di sfalcio che indicativamente necessita di un di e si concluderà oggi al porto turistico di Pescara sotto costa il salone nautico del Medio Adriatico. La passione per la nautica esplode a Pescara dove è tornato sotto costa il salone nautico del Medio Adriatico. Ha aperto i battenti sabato mattina dunque la manifestazione espositiva dedicata al mondo della nautica, dell'economia del mare e della sostenibilità ambientale che fino a oggi animerà il porto turistico di Pescara alla manifestazione fieristica promossa dalla Camera di commercio Chieti Pescara. E dalla Marina di Pescara con la collaborazione tecnica di Assonautica Pescara Chieti partecipano 64 espositori provenienti da 10 regioni italiane per un totale di 160 marchi presenti. Oggi, lunedì 1 maggio, la chiesa celebra la memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore. E siamo al meteo in Abruzzo, tempo instabile, con annuvolamenti, rovesci e possibili temporali. Le temperature sono previste in diminuzione, i venti saranno deboli dai quadranti orientali o sudorientali lungo la fascia costiera e collinare. Occidentali o sud-occidentali, nelle zone interne montuose, il mare sarà generalmente poco mosso. Ed è tutto. Davide Di Amicis vi ringrazia per l'attenzione. Vi augura un buon primo maggio, un buon proseguimento. In ascolto di Radio Speranza in Blu.